Se in banca mai io ho debolezze, non voglio qua sistema cambiare. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, vizio, scandalo, indisciplina. Se no non ci si salva più. Sono d'accordo con lei. Io voglio che i bambini sappiano già che chi non sa lottare non sopravvivrà. In breve sono seccato di sentire che i miei bambini entrano ed escono dai disegni fatti col gesso sopra il marciapiede, che vanno alle corse dei cavalli e alla caccia alla volpe. Cioè, quest'ultima cosa non mi dispiace, in fondo è uno sport tradizionale. Ma il tè sul soffitto? Lo domando a lei. Trova normale una cosa simile? Ed altre passeggiate molto discutibili di vario genere? Se si portano a spasso, che queste uscite almeno possano diventare di pratica un terreno. Sciocchezze come... Supercalifragilistiche spiralidoso. Sì, brava, lo ha detto. E poi sul soffitto a bere il tè, mai più li porterei. Dovranno invece star qua giù e per di più imparare a vivere come lei. Esatto. Devo prender gusto a cose come un bel libro, con tante cifre tutte in successione. Proprio così. E nel vedere un bel diagramma che va in su, dovranno in cuor gioire sempre più. Precisamente. Ma se dovranno seguir le sue impronte, le mie impronte, la loro vita occorre programmare. Programmare. Domani, come sua intenzione, per lezione i bambini porteranno